Larry sta per fare una brutta fine. Ne parliamo in questo video perché ci sono i nuovi bilanciamenti. Scopriremo quindi chi sarà meglio pushare in questa settimana e chi è meglio accantonare, perché comunque è stato nerfato di brutto e probabilmente non ce ne faremo più niente. Inoltre, oggi pomeriggio in live vi regalerò delle skin tramite un quiz su Brawl Stars. Un super quiz interattivo dove tutti voi potrete scegliere le risposte e potrete provare a vincere delle skin epiche. In questo caso, Stecca Guardia e Carl Sultano. Ma intanto andiamo nella dev up e andiamo a vedere cosa è cambiato per ogni brawler. Ci sono ben 11 buff e debuff, quindi 11 brawler sono stati ritoccati per settimana prossima. Quindi tutti questi debuff e buff arriveranno settimana prossima. Vediamo al volo a che punto siamo invece con l'evento. Aia, siamo quasi per 5 comunque, eh? Ci manca poco, forse pomeriggio riusciamo ad arrivare a per 5. Andiamo nella dev up a vedere quali sono questi cambiamenti. Vi farò vedere il brawler ora e il brawler come sarà. Io direi di iniziare proprio con Larry. Vediamo un po' cosa hanno cambiato su Larry. Primo debuff per Larry: il gadget ritirata tattica. E in questo gadget, ogni volta che un gemello scattava verso l'altro, entrambi si curavano del 33% della salute massima. Adesso è stato debuffato al 25%. Anche i danni di Leury, che invece di essere 3x300 saranno 3x150. E inoltre è stato debuffato anche la ricarica della super con i danni di Leury del 50%. Anche debuffino per cuor di male di Pearl, che in pratica prima potevate causare con l'attivazione di questo gadget un 33% di danni in più nell'arco di 3 secondi. Adesso la percentuale è scesa al 25%. Debuff anche per Piper sui punti vita, infatti non avrà più il massimo di 2400 ma 2300, un piccolo debuffino, quindi 100 punti salute in meno. In questo caso non lo vedete perché sono già maxato. L'ultimo debuff arriva su Colette. In pratica la ricarica dell'overdrive di Colette è stata diminuita dal 40% al 30%, quindi sarà leggermente più difficile ricaricare il suo overdrive. Adesso passiamo ai buff e poi andiamo a fare un po' di quiz e vi svelo anche come sarà il quiz di oggi. Vi dico solamente che ci sarà un brawler che voi direte: ma è possibile che lo stanno ancora buffando quando dovrebbe avere un bel debuff? Ora ne parliamo meglio. Innanzitutto partiamo con Sam, che riceve un piccolo buff. I danni dei suoi Knuckle Busters, quindi i suoi pugni che lancia con la ulti, sono stati aumentati da 1200 a 1400. E inoltre hanno potenziato pure la ricarica della super che si ottiene quando colpite con i vostri pugni. E potrebbe essere qualcosa di interessante per Sam. Buff pure per Bia, ma soltanto a livello di punti salute. Infatti i suoi punti salute passano da 2004 a 2005, quindi semplicemente 100 punti HP in più. Maxine prende un buff ai punti salute da 3000 a 3300. Piccolo buff per il nostro Carletto, in quanto il suo piccone avrà un buff nel danno da 660 a 740. Quasi 100 in più, tanta roba. Il nostro chitarrista Pocho. A Pocho hanno buffato i due gadget. Infatti il gadget di Apason, che prima curava l'8% della salute massima al secondo, adesso curerà ben il 10% dei punti salute massimi al secondo. Invece l'altro gadget che viene buffato è Melodie Protettive. Con questo gadget potevamo proteggere i nostri compagni per 2 secondi. Adesso invece per ben 4 secondi. Quindi aumenta la durata d'uso del gadget. Mancano gli ultimi due, tutte e due con la B. Abbiamo Bonnie. Aumentano i danni da 1000 a 1160. Diminuiscono la ricarica della super, quindi in pratica si ricarica più velocemente. E infine abbiamo Byron. Su Byron hanno potenziato i danni cura da 340 a 380. Non sono ancora sicuro se faranno altre modifiche. Potrebbero ancora ricevere modifiche e quindi ricambiare di nuovo. Per ora dovrebbe essere questo. E adesso, raga, vi spiego un po' come funzionerà il mio quiz. Ma prima voglio farmi una bella partita su Miti con i miei random preferiti. Vediamo chi ci becchiamo oggi. Arena di ricercati, classico. Vediamo se becchiamo un team decente. Sparks e Big Mommy. Anche Spike può fare un po' di zona con le sue spine che vanno ovunque, eh? Intanto mettiamo i colpi a destra e a sinistra. Vai. Guarda come sto hittando andando a Leon. Lo sto costringendo a retreggiare. Anche lui mi ha hittato, però continuo a hittarlo anch'io. Guarda, non si può muovere in pratica. Costretto ad andare dall'altro lato, perfetto. 7-20, li stiamo distruggendo, raga. Li stiamo distruggendo, vai. Perfetto, grande Jank. Arrivato Colt da questo lato. Mo gli lancio una bella ulti e fuck a boom, no, si è salvato. Però gli ho fatto fare kaboom con la mia mina. Continua a hittarlo dall'altro, cioè un Colt un po' tonterellino. Ma che spara? Ma perché? Ma stava sparando... Cosa ho di gadget? Ah, quello dell'esplosione. Ok, perfetto, non mi ricordavo. Pensavo avessi il gadget quello. Ma si è fatto ammazzare il nostro compagno di squadra? Male, male. Bella la hit di... Tick intanto. Aspetta, avanziamo che loro forse non se ne accorgono, vai. Se ne sono accorti, scappa! Colpito?
Non l'ho colpito, porca palettina. Però forse mi ghillo. Mi ghillo Leon. Vediamo un po'. 17-20. Ma che lo ghilliamo, ma che lo ghilliamo. Manca pochissimo, manca pochissimo. E mori, e mori. Guarda, se ci uccidiamo Colt abbiamo vinto. 1-0 per noi, dai. Oh, sai che potremmo arrivare in MT2 se vinciamo sta partita, eh? Non faccio partite su classificata da quando ho fatto MT1. E da quando gioco le classificate continuo a vincere. Quindi tutti i pro player sono andati già a Master. Quindi quindi MT è piena di gente scarsa. Perché veramente non so tanto così forti poi alla fine, eh? Ecco, c'è sta Colt che mi sta pushando, ma usa la ulti. Ah! Difesa, difesa, difesa! Sono morto. Bravissima Viper. Per fortuna avevo fatto ancora manco una kill. Stavolta sono in vantaggio loro. Dobbiamo stare attenti, eh? Dobbiamo riprenderci la partita. Mo piano piano zoniamo e ci ripigliamo tutto, per favore, eh? Bravo Leon che continua a prendere tutte le mie mine. Non so per quale motivo gli piacciono. Vediamo, vediamo. Piglia pure questa qua. Bravissima. Piglia pure questa. Oh, wow, wow, wow. Sto becca questa palla. Mi stanno puntando, eh? Perché c'ho poca vita. Cioè, perché c'ho poca vita, nel senso che come tick c'ho meno vita. Se Big Mom si fa killare, giuro sclero. Dai, cavolo, bastava un hit per killare coso. Basta un hit per killare Colt. Dai, vai, 15-20, rimonta. Abbiamo Leon adesso, che lo possiamo pushare per bene. Non è più qua, Leon. Dove sta Leon? È invisibile, eh? Sono pronto con la mia, col mio gadget, tanto io. Ma non è invisibile, ok, perfetto. Non sta facendo nulla, Leon. 19-20, stiamo vincendo noi, fermi tutti. Proviamo a mettere l'ultimo, vai! No, 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 si è fatto chiedere 19-20 pari! No, 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 no! Ragazzi, dobbiamo pushare, dobbiamo pushare. Non esiste che perdiamo così. 19-20 pari, ma hanno loro il gadget! Hanno loro la stellina blu! Ma non ci credo, guarda che partita assurda! Si è fatto killare alla fine, non ci credo, raga. Devo andare per forza al centro, perché secondo me se vado al centro posso zonare destra e sinistra. 1, 2, 3. Vai, vai, che forse qua me ne faccio tutte e due. Ok, grande Piper intanto. Zoniamo verso Colt, che continua a pusharmi, ma bravissima. Bravissima, poi gli sparo una bomba in faccia, questo qua accederò io come si gioca. Vai, 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 curi, curi, curi. Oh, killato il signor Ringhio. Cagnolino è andato via, eh. Ha fatto la brutta fine. Attenzione, forse killo pure Colt. Grandissimo Sparkseddu. On fire lo Sparkseddu di questa partita. Ok, zoniamo di nuovo, dai. Hittato. Non so chi sia il vero. Come faccio a capirlo? Ok, credo sia quello là. Vado di gadget. Perfetto, non è morto. Vai, vai bomba, vai, bravissima bomba. Madonna, la bomba, ragazzi, l'ha distrutto Leon. Perché è apparso per un secondo e l'ho preso in pieno. Dai, ragazzi, è vinta questa qua, non ce la facciamo perdere. Sì, grandi. È così che si vince, così si vincono le partite. Non ci credo, ragazzi, non siamo arrivati a MT2, più 46. Tutta sta fatica per 46 punti. Abbiamo pure trovato il doppio star drop. Vediamo che becchiamo. Un super raro. Un leggendario me lo dai? Un altro super raro. Vedi, sicuro non sono quello che vincerà i 100 star drop gratis. E non ho manco contribuito per l'evento, perché ho preso due super rari. Però ci siamo quasi, eh? Questo pomeriggio sul canale Twitch alle 5, anche su TikTok, ma il quiz sarà solo su Twitch, potrete partecipare a un evento quiz interattivo, dove dalla live potrete cliccare nello schermo e giocare a un quiz tutto su Brawl Stars. Chi vince si porta a casa una skin epica. Andiamo a fare invece qualche quiz Brawl Stars. Tele quiz, non so cosa sia, non ho più l'idea. Vediamo un po', è su Brawl Stars dovrebbe essere. Ovviamente le mie domande le ho fatte tutte io. E sono domande proprio su tutto. Chi è il brawler che ho con più vita? Ma assolutamente è Frank. Cioè, è giusta? Ma chi è? Rispondete pure voi, ragazzi, mentre guardate il video. Giocate anche voi, vediamo se quando le indovinate. E poi scrivete nei commenti quante le avete indovinate. Intanto 126 punti, mi dite anche quanti punti fate. Chi è il leggendario più famoso? Beh, credo sia Leon quello più famoso, in teoria. Però anche Spike non è ma...
Hai indovinato. Questo qua comunque è una domanda che non è che si sia un po' a fortuna. Però vabbè, Leon è quello più che tutti vogliono. Ah, c'ho Leon. Chi è l'ultimo brawler che è uscito? Sì, buonanotte. E che ne so io di questi qua, qual è l'ultimo brawler? Semino, Bia. Forse potrebbe essere Sandy, sai? Ah, ha sbagliato. E che è stato, Semino? No, lo sapevo. Lo sapevo che era Semino, porca paletta. Bonus round. Vediamo se becchiamo. Giusto, se becchiamo meno 50 punti, sclero. Ma ho perso la carta. Porca paletta, faccio a caso. Oh, fatto a caso più di 100 punti, meno male. E siamo a 451, fortissimo. Domanda 4, preparati. Quanti brawler ci sono? 77. Ma che ne so quanti ce n'erano qua? Non lo so. E 50 e 50 uso. 33, 35... Andiamo per 35. Ce ne sono sempre tantissimi, brawler. Sì, che botto di fortuna. Nel dubbio è sempre il numero più alto. 577. Ovviamente non vincerò nessuna skin qua. Però voi se vedete il live oggi, cosa rappresenta Bia? Un'ape. Questa è la facile, dai. Pesce palla. 100 punti più 27 bonus di tempo. Siamo a 704, raga. Domanda numero 6. Voi quando te ne state indovinando già? Cosa rappresenta Bombardino? Un barista, dai, facilissimo. Dai, queste cose qua le sappiamo, eh? Queste qua sono domande carine che potrei anche utilizzare io nei miei prossimi quiz. Round bonus. Più 200 punti di nuovo. Dimmi che è lento. No, velocissimo. Dove si troveranno i più 200 punti? L'ho persi. Forse sono qua. Sì, sono un genio pure. Occhio di falco, cioè come Piper sono. E siamo a 1031. Oh, stiamo tryhardando. Qual è il brawler che non è di Halloween? Jesse? Che non è di Halloween. Oh, non mi, ragazzi, non mi fa cliccare. Ma perché non è di Halloween? Che non è del santuario di Mortis, intende dire? Cioè, non è. Perché Mortis è un vampiro, Ems è una mummia. E Frank è Frankenstein. Cos'è Semino? Dipende. Mi pare che è mitico. È ancora rimasto mitico, se non sbaglio. Ok, perfetto. No, perché non mi ricordo se è cambiato di rarità. Quant'è il massimo di ticket che si possono usare in una partita? Ticket? Oddio, ma i ticket erano vecchissimi. Ma non mi ricordo. Forse 3? Sbagliato. E che erano? Non mi sto ricordando di cosa. 5? 20? Ma ticket di cosa? Ci sono. Lo sto guardando. Dovrebbe essere questo qua. Sium! Sono il king. Il king dei 200 punti sono. Domanda 10. Sono rimaste le ultime due domande. Cosa rappresenta football? Sci assolutamente. È un quiz facilissimo. Non so chi l'ha fatto. Cioè, è fatto bene, per carità. Però è fatto facilissimo. Domanda 11 dovrebbe essere l'ultima. Che pianta è Spike? Un tulipano o un carciofo? E vogliamo il brawler carciofo, ragazzi. Signori di Supercell, pronto? Pronto? Ci fai un brawler carciofo, grazie di cuore. 1709 punti. Andiamo a 1737. E voglio sapere da voi quanti punti avete totalizzato al massimo. Buon, ragazzi, vi saluto. Abbiamo fatto di tutto, mi raccomando. Supportatemi con il codice Sparks. Ci vediamo in live oggi per pigliarvi i premi con il quiz interattivo di Brawl Stars. Sembra una cavolata, ma fidatevi, se venite a giocarlo vi divertirete tantissimo, perché è veramente uno dei quiz più belli d'Italia, anche perché non esistono quiz interattivi su Brawl Stars e sono l'unico a farli. Ci vediamo in live. Bella.